Io se c'è vabbè, se vuoi parlare tu, Lele, se vuoi ascoltarmi, bene. Guarda, sei una persona che stimo tantissimo, quindi sono venuto anche per quello, perché ti ho sentito prima. Io credo che se quell'esultanza l'avesse fatta Bernardeschi, la reazione dello stadio sarebbe stata esattamente la stessa. Però fino poi a quel sono momento... stati fischiati anche Mario. No, allora fallo parlare te. Scusa, no, scusa, ragazzi, se ragione, volete scusa. Parlo, se no vado. No, i moralisti l'ascoltano, presto. Vabbè, Lele, se devi anche fare ironia con me, no, falla pure, non c'è problema. Ci diamo del tu perché ci vediamo in giro. Tu mi dai del moralista e io non posso tenermelo rimandandotelo. Perché? No, io ti do del tu perché sei una persona che stimo, no, poi certo, se vuoi ti do del lei, non c'è problema. No, preso. Io per rispetto le do delle, ci mancherebbe. Ma allora non interrompermi, per favore. Mi dai del moralista, io devo stare zitto. Vabbè, dai, ma non solo a te, anche il tuo collega di fronte ho sentito prima che stava iniziando a strumentalizzare la situazione. Quindi, dato che qui allo stadio c'erano i vostri dirigenti, c'era Marzio Perrelli, c'era Federico Ferri, c'erano i vostri colleghi, c'era Gianluca Di Marzio, nessuno ha sentito nulla fino al momento del gol e non è successo assolutamente nulla. Ora, se Bernardeschi, ti ripeto, avesse fatto la stessa identica esultanza, sarebbe stato fischiato e trattato dal nostro pubblico esattamente allo stesso modo. Keane, lo hanno detto anche i giocatori della Juve, me l'hanno detto anche in privato, giustamente, o Ken come lo chiamate, ha sbagliato la sua esultanza, ha 19 anni, non c'è problema. Io sono convinto che anche se Bonucci avesse fatto le sceneggiate che ha fatto dopo Matuidi, sarebbe stato trattato dal nostro pubblico esattamente allo stesso modo. Questo è quello che io penso ed è questo che volevo riferirvi, perché ho sentito che c'era già una deriva che obiettivamente assolutamente non mi piace e che non contraddistingue la tifoseria del Cagliari e la società Cagliari Calcio, che ha sempre condannato qualsiasi episodio di razzismo. Questo è posso ribattere? No, infatti, però non abbiamo detto nulla contro la società Cagliari. No, per questo dicevo, no, aspetta, allora, esempio di società fresca, seria, che cresce nelle strutture e che sta ritrovando come immagine, sta riportando la città, che è una città ospitale meravigliosa, una zona bellissima da visitare non solo per il calcio, tanto è vero, che riassapora nell'entusiasmo della gente la gloria di un tempo, e questo ve ne va dato merito. Quando io vengo a Cagliari, che i tuoi dirigenti mi portano all'interno a vedere la storia dipinta negli spogliatoi, io ci vengo col cuore aperto, e per questo mi offendi se mi dai del moralista. Mi dai del moralista perché? Perché io critico 100 coglioni, 20 coglioni che fanno bu a Matuidi, Alessandro e a Ken. Per questo mi dai del moralista? Io lo sottolineo qua 5 minuti. Secondo me sei stato offensivo, Press. Poi la tua posizione, io la rispetto. La rispetto perché devi difendere la tua gente, la tua società, che è un esempio, perché continua a crescere nelle difficoltà del calcio italiano, ma lo fai insieme alla società, al comune. Lotti per il bene del Cagliari. Lotti per il bene del calcio italiano. Ma non mi puoi dare del moralista a me. Non me lo puoi dare. Nel giorno in cui viene tolto il Boxing Day, dopo le cazzate che abbiamo visto. Press, solo questo. Io ho fatto schietto come te. Senza turpiloquio.